24 voti a favore e 13 contrari, il Consiglio regionale della Toscana approva la terza variazione di bilancio di previsione 2022-2024. Soddisfazione per il risultato ottenuto del Presidente Giani, Partito Democratico, Italia Viva. Critiche le opposizioni. La variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani, alla Pergola che interviene a Firenze come a Pontedera e a Peccioli. Insomma, una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno della Regione e degli ottimi investimenti, dal Teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fognano della Chiana, al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montepulciano, a tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi, penso allo stadio di Atletica Empoli, alla capacità a Certaldo di finire con i 500.000 euro della Regione un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. E io devo dirvi che ho ricevuto un vasto consenso proprio sulla base di questa proposta, che mi sembra confortato dalla coesione della maggioranza PD Italia Viva, che non ha sgarrato un voto su un emendamento in Consiglio regionale. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. Questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono dati ai comuni, soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico, e particolarmente importante è la misura di 12 milioni di euro che la Regione mette a disposizione per la bonifica della falda delle aree Sine e Sir di Massa Carrara. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Italia Viva è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo 2 anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è diciamo un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione dei mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti.
Ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Rimangono ancora dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà, in quello che io ho definito quasi uno psicodramma, di approvare poi in commissione questa variazione, quindi un giudizio negativo a tutto campo. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal MITE a causa di una sua endemica inerzia. E non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va. Ma siamo anche molto scettici per quanto riguarda questa serie di rimodulazioni, di rinvii e di opere strategiche che i toscani aspettano ormai da anni. Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria e gli interventi sulle infrastrutture viarie. Siamo preoccupati per la tenuta dei conti della sanità. Questa terza variazione arrivano 46 milioni, di cui 10 per Cisanello e 36 per coprire dei buchi che sono stati fatti con l'utilizzo di fondi correnti dall'ASL per manutenzione straordinaria. Altra procedura impropria per quanto sostiene la Corte dei Conti. E in ultimo ci sono addirittura delle disposizioni non aventi natura finanziaria, l'operazione di Cosmic, New Sesta Lab, che non dovrebbero stare in questa legge, ma che invece per motivi di urgenza vediamo. Gianni continua a deludere e ha sempre più problemi all'interno della propria maggioranza. La Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale, dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri, dovremmo finanziare gli alloggi popolari, non quell'impianto sportivo, quel teatro, quella scuola, perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori. Noi riteniamo che in questa fase tanti dovrebbero essere gli interventi per sostenere il carico delle famiglie, soprattutto da un punto di vista di interventi sociali, in un momento di crisi drammatica, di crisi sociale pesante, con gli sfratti che aumentano, con le richieste di contributo all'affitto che non riescono ad essere colmate dagli enti locali. Quindi ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali. Dopo un lungo dibattito ed un lavoro di approfondimento degli uffici di tutti i consiglieri, ha approvato con 31 voti a favore ed un astenuto una legge che prevede misure di sostegno in favore delle comunità energetiche. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte. Vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e
finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione, e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere, e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano, e nascano in un numero più possibile elevato. Una legge importante, un sostegno anche finanziario da parte della Regione Toscana su quello che è un progetto veramente innovativo. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia, qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità, appunto, di cittadini, di imprese e di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo è un elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale. Riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato, dove il pubblico fa la locomotiva, il privato, che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese, segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici, è un tema assolutamente attuale, nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia, nel dare una risposta locale, municipale, una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia. Non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale, procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023. Comunque una bella risposta della politica a tanti cittadini e a tante imprese che chiedono appunto un intervento in questo senso. Quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Io sono ancora incredula, non riesco ancora a capacitarmi, non penso di averlo ancora realizzato. Sono felicissima soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni, parlando di parole, pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra. Ecco, io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare. Perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo, ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi. Maria Vittoria D'Annunzio, proveniente dall'Istituto Alberti Dante di Firenze, è la nuova presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana per il biennio 2022-2023. È stata eletta a larga maggioranza con 36 voti nella seduta di insediamento. Prende il posto lasciato da Mauro Cioci. È stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto. E purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza, ma sono tranquillo a lasciarlo a una persona che secondo me farà un ottimo lavoro. Il Parlamento regionale degli studenti, istituito con legge regionale nel 2011, è un organo democratico di rappresentanza degli studenti delle secondarie della Toscana. Dura in carica 2 anni ed è composto da 60 studenti, di cui 50 eletti dalla popolazione studentesca e 10 nominati dalle consulte provinciali degli studenti. A salutare i nuovi membri del Parlamento degli studenti, i consiglieri Francesco Gazzetti, Diego Petrucci e il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo.
I giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro. Un grazie al past president Mauro Cioci, un grazie, un grande in bocca al lupo a Maria Vittoria D'Annunzio. Avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce. Possiamo costruirlo insieme e credo, anzi mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare. Una bella sfida, una sfida collettiva, ponendo sempre un obiettivo di fondo. Un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione, nel più piccolo, deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze. È una grande sfida, una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme.